Le banche sono state salvate e quindi hanno tutelato quelli che hanno un conto corrente e gli obbligazionisti normali. Sono stati invece, è stato azzerato il patrimonio di azionisti e di quelli che avevano delle obbligazioni subordinate. Qual è il problema? Che nella carichieti questo problema pare che non si ponga, da quello che so. Gli azionisti sembra che siano sostanzialmente la Fondazione Banca Intesa, ma gli obbligazionisti subordinati, molti di questi azionisti hanno comperato queste obbligazioni inconsapevolmente, sono stati indotti ad acquistare queste obbligazioni e quindi noi chiediamo che a queste persone venga risolto il contratto e vengano restituiti i soldi. La legge lo consente perché ci sono delle direttive, la MiFID e le leggi, il testo unico finanziario, che prevede che quando un cittadino acquista uno strumento finanziario rischioso debba essere consapevole di quello che acquista e il suo profilo finanziario debba essere coerente con questo acquisto. In molti casi questo non è avvenuto, c'è stato un atteggiamento sbagliato delle aziende, a volte addirittura truffaldino, e questo non è consentito. Qui non si tratta di un'azione umanitaria, come è stato detto dal governo tempo fa, ma di fare giustizia e che i cittadini abbiano dei diritti e vengano rispettati questi diritti. E il diritto è quello di che i soldi che hanno dato alla banca in un modo inconsapevole per acquistare azioni di cui ignoravano la rischiosità vengano restituiti. Ora si parla di arbitrato, il governo ha proposto questo arbitrato. Ora si tratta di capire come funzionerà, se funzionerà, intanto qual è la somma messa a disposizione, chi riguarda questa somma, se e come sia possibile difendere i cittadini rispetto all'arbitro, perché c'è il rischio che una volta che uno vada all'arbitro poi non può più adire le vie legali. Quindi si tratta di capire bene se vengono rispettati anche i diritti procedimentali. Però noi siamo molto perplessi su questa vicenda, su questo discorso dell'arbitrato, avremmo preferito delle conciliazioni.